Santo Elia profeta. Elia, il cui nome significa il mio Dio è Yahweh, nacque a Tisbe ed era detto perciò il Tisbita. Siamo verso la fine del X secolo avanti Cristo. È uno dei più grandi profeti dell'Antico Testamento e svolse la sua azione sotto il re Acab di Israele e Josafat, re di Giuda. In quel tempo di aspri dissidi religiosi, Sant'Elia propugnava il culto di Yahweh, Dio di Abramo, mentre i profeti idolatri adoravano Baal. Costoro erano protetti dalla regina Jezabel, moglie di Acab, il quale pure propendeva per l'idolatria. Secondo il culto che in un dato momento prevaleva, i seguaci dell'uno o dell'altro erano messi a morte. Elia tentava di arginare l'idolatria del re e del popolo, accompagnando la sua predicazione con strepitosi miracoli. Impressionato, Acab accettò una sfida pubblica tra Elia e i profeti di Baal, quel Dio che avrebbe fatto scendere il fuoco dal cielo sopra il suo sacrificio sarebbe stato il vero Dio. La prova fu disastrosa per i profeti di Baal. Il loro sacrificio rimase intatto, mentre quello di Yahweh fu consumato da un fuoco celeste, sì che il popolo cadde in ginocchio esclamando: «È il Signore che è Dio!». Strenuo difensore del monoteismo contro l'idolatria, Elia stese la sua azione alla vita pubblica e privata del popolo. Il suo nome rimase per sempre nella mente degli ebrei, come uomo eccezionale e santo, che ritornerà alla fine dei tempi. Non morì, leggiamo che un carro di fuoco lo portò verso il cielo. Nei Vangeli si narra che egli apparve con Gesù durante la trasfigurazione sul monte Tabor, insieme a Mosè. Leggiamo dal libro dell'istituzione dei primi monaci. Elia operò secondo la parola del Signore, cioè si ritirò nella solitudine, allontanandosi dalla sua terra, dalla sua parentela, dalla casa di suo padre, mentre Dio disponeva di lui quello che era meglio, lo liberava cioè dalla morte e lo conduceva alla perfezione. L'esempio di questo santo profeta può illuminare anche la nostra vita. Dio ci invita a piccole rinunce per conseguire beni migliori. Tutto si concentra nella fiducia in Lui. Ascoltiamo, seguiamo, crediamo colui in cui nel quale abbiamo posto la nostra fiducia. Se poniamo la nostra fiducia in Dio, sappiamo che Egli è Padre e ci guida anche attraverso sentieri aspri e difficili, ma sa dove ed in quale modo condurci. Mai ci abbandona e mai la Sua presenza ci viene meno. È il pellegrino che cammina con noi, ci prende per mano e ci conduce, aiutandoci in svariati modi. Il Signore vi dia pace.